Dal nostro ritorno sulla Terra, dopo aver sconfitto Re Zainoeld, sono successe molte cose. Quella più importante è che è stato lanciato in tutto il mondo l'interspazio Bakugan, un ambiente virtuale protetto dove i ragazzi possono farsi valere in battaglia senza correre rischi. Purtroppo c'è qualcuno che non vuole che questo regno virtuale resti libero. Una forza misteriosa proveniente da un altro mondo si è infiltrata nell'interspazio Bakugan e vuole prenderne il comando. D'accordo, amico, si comincia. Io sono pronto. Bakugan, combatti! Sono troppo forti per noi! Ah, pare che non sia necessario che tu scenda in campo, Darak. Eh? Sono riusciti a tornare. Dan! Ehi, appena in tempo! Un paio di minuti prima sarebbe stato meglio, però! Imperatore Barodius, è arrivata la tua fine, preparati! I combattenti Bakugan in l'incantesimo spezzato. Principessa Fabia! Palla di fuoco! Allora, hai sentito la mia mancanza? Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Strike Flyer Ventus, vai! Bakugan, combatti! Vai! Bakugan, trasformazione! Litirius Aquos! Ci scusiamo umilmente per il nostro ritardo, Sire. Dove sono Kazarin e Gil? Kazarin è rimasta a combattere contro la principessa Fabia. E la nave di Gil è stata danneggiata durante il primo attacco dei combattenti. Ci ha mandati qui a dare una mano mentre cerca di aggiustarla. Mm? Non è forse così, Ayrzel? Sì, è la verità, Vostra Altezza. Abilità attivazione! Scudo corazzato! Non sarà facile sconfiggerli, Jake! Anche loro sono stati colpiti dall'ipnosi di Kazarina! Immagino che dovremo risvegliarli! Concentratevi, ragazzi! Possiamo farcela! Abilità attivazione! Tempesta di fulmini! Abilità attivazione! Spirale di pressione! È così che si combatte, amico! Carta abilità attivazione! Tornado di scorie! Togliti subito dai piedi, Jesse! Abilità attivazione! Tridente oscuro! E adesso prendi questo, Pliteon! Armatura da combattimento! Axator! Beam Blister! Nukix! Blasteroid!
Allora sei pronto, Dan? Certo che sì. Oh, non mentivano quando hanno detto che Darak si è evoluto. Avanti, fatti sotto, Baradius! Non illuderti, se vuoi batterti con l'imperatore, prima dovrai sconfiggere me. Abilità attivazione! Colpo devastante! Prendi questo! Fuoco! No, Drago! E voi dove credete di andare? Carta abilità attivazione, mega scansione! Vi distruggerò! Hauptor! Eccoti finalmente, Drago! Scoprirai nel peggiore dei modi che ora sono io, il Bakugan Supremo! Ancora una volta il tuo stupido orgoglio sarà la tua rovina, principessa Fabia. La mia armata di ragni si assicurerà che Gundalia diventi la tua tomba. Kazarina! Bakugan! Combatti! Bakugan trasformazione! Salvador Aos, vai! È davvero un grande piacere rivederti, Nurzak. Sei pronta a combattere, principessa Fabia? Abilità attivazione! Corno distruttore! È la vostra fine! Quel vecchio pazzo doveva tornare proprio adesso! Armatura da combattimento! Forza, Luma Growl, sbarazziamoci di loro una volta per tutte! Abilità! Armatura attivazione! Fulmine di Maria! Fatti sotto! Che cosa hai combinato, Luma Growl? Hai appena spazzato via tutti i rinforzi! Non erano necessari! Posso vincere da solo! Fidati, padrona Kazarina! Ma come ti permetti? Chi ti credi di essere per contraddire i miei ordini, Luma Growl? Luma Growl! Facciamola finita, Aranau! Mi hai letto nel pensiero! No! Molto bene, più tardi te la farò pagare. E tu che cosa vuoi? Artiglio di Garm! Interessante. Il Bakugan di Kazarina si è rivoltato contro di lei. Dobbiamo cercare di usare la cosa a nostro vantaggio. Pugno vettoriale! Voglio scoprire qualsiasi debolezza Luma Growl possa mostrare. Poi, al momento giusto, attaccheremo. Fulmine di Varia! Suca distruttore! Vai! Come puoi essere così cieca, Kazarina? Come puoi non riuscire a vedere che l'imperatore Barodius ti sta usando come ha fatto con tutti gli altri? A Barodius importa unicamente di impossessarsi del potere del globo sacro. E per conseguire il suo obiettivo è pronto a calpestare chiunque se sarà necessario. Sta zitto, stupido vecchio! Capito? Pensi davvero di poter fare questi giochetti con me, sciocco traditore? Io non sono debole come gli altri. L'imperatore Barodius è un grande uomo. Sono sicura che sta solo mentendo. L'imperatore non mi ingannerebbe mai. Io trionferò per l'imperatore e a quel punto lui mi farà regina. Yeah!
Ma dove starà andando? Tu che cosa ci fai qui? Allora, Gil? Sono troppo veloci! Non riesco a vederli! Non sei poi tanto male a combattere, Aranov! Ma non l'avrai vista! Ti schiaccerò come un insetto! Armatura di livello 2! Folgore di Varias! Vai! Aranaut! Mi sembri un po' barcollante. È ora che tu ti arrenda una volta per tutte! Pensi davvero che sia finita? Ah! Armatura di livello 2, frantumatore estremo! Guarda, è pazzesco! Stanno usando entrambi armature di livello 2, è incredibile! Sembra che qualcuno provi un po' di invidia, Mason? Fammi un favore, vedi di chiudere il becco. Perché non sei andato su Nitia con gli altri, Gil? Ci andrà molto presto. Ma prima c'è una cosa che io e te abbiamo lasciato in sospeso. Ah, ne sei sicuro? Prima imparerai a fare come ti dicono senza fiatare e meglio sarà per tutti. Oppure è un concetto troppo difficile da capire per te, eh? Ehi, Cazzarina, attenta a come parli. Le parole hanno delle conseguenze. Ritorna subito qui, Gil. Un momento, che cosa c'è? Sta succedendo qualcosa. Ma come? Tu lo sai dove ci troviamo, Contestir? Non lo so. Forse ho capito. Ho la testa così annebbiata. L'ultima cosa che ricordo è il laboratorio di Cazzarina. Quella strega deve averci fatto qualcosa. Jesse, questa è la voce di Ren. Sei tu. Ah, che bello ritrovarti, amico mio. A quanto pare sembra che l'incantesimo di Cazzarina sia stato spezzato. Già, mi è venuta un'idea, ragazzi. Che cosa ne dite se adesso raduniamo di nuovo le truppe? Sono d'accordo. Andiamo. Beh, questa sì che è una sorpresa. A quanto pare Cazzarina non sembra poi essere così forte dopo tutto. Chissà, forse ha perso la battaglia contro la principessa Favia. Ehi! Non devi andare avanti a mentire. Prima che venissimo qui mi stavo dirigendo verso la mia nave quando ho visto qualcosa con la coda dell'occhio. Eravate tu e Gil che parlavate. Non ho capito tutto quanto, ma sono sicuro d'aver sentito il nome di Cazzarina. Subito dopo Gil se l'è filata. La sua nave è stata danneggiata quando i combattenti hanno attaccato. Ha detto di andare avanti mentre la ripara e poi ci raggiungerà. Ho sentito subito puzza di bruciato. Ho avuto immediatamente un atroce sospetto quando mi hai detto così. Scommetto quello che vuoi che non è stata Fabia a sconfiggere Cazzarina. Coraggio, Aerzel! Lo sai che ti ho scoperto, ormai puoi confessare. E va bene, hai ragione. Il maestro Gil è rimasto indietro a occuparsi di Cazzarina. Era stufo di lei. Dopo tutte le sue prese in giro e i suoi inganni, si merita qualunque disgrazia che in futuro le dovesse capitare. Cazzarina, nascondersi non serve a niente. Vieni fuori e affrontami. Che cosa abbiamo qui? Ah!
Ma cosa succede? Ha appena attivato l'armatura di livello 3! Leone multiplo di Parias! Cosa? Non è possibile! È giunta la tua fine! Ma che cosa? Frantumatore estremo, vai! Sistema di difesa omnidirezionale! Azione! Bel colpo, Aranaut! La vittoria è tua! Un momento, Mason! Guarda laggiù! Che cos'è successo a Kazarina? Padrona Kazarina. L'ho trovata così. Sfortunatamente era troppo tardi per soccorrerla. Ma chi mai avrebbe potuto farlo? Non ne sono sicuro, ma ammetto di avere qualche sospetto. Non importa chi è stato. La padrona Kazarina se n'è andata e non c'è più niente che io possa fare. Era il suo destino, come lo era per me perdere contro di te, Aranaut. Ti ringrazio, è molto nobile da parte tua, Luma Graul. Però mi chiedo se questa sia una vittoria meritata. Se tu non fossi stato distratto dalla vista di Nurzak con Kazarina, forse non avrei avuto il tempo di attivare il mio sistema difensivo. Anche questo faceva parte del mio destino. Ancora un altro Bakugan ha perso il suo compagno. Non c'è tempo per piangere. Torniamo al più presto su Nidia. Dan e gli altri avranno bisogno di aiuto contro Barodius. Renci ha raccontato tutto. Anche se abbiamo combattuto con coraggio al servizio dell'imperatore, lui ci ha voltato le spalle. Sta dicendo che vi aiuteremo a fermare l'imperatore Barodius. Allora, che ne dici, Elright? Accetti la loro offerta? Siamo onesti, il loro aiuto potrebbe servirci. Sì, d'accordo. Va bene, allora. È meraviglioso. Coraggio, ragazzi, diamoci dentro. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Blitz, Dragonite, Virus! Mettiamo fine a tutto questo! Sono dietro di te, Drago! Aspettavo questo momento da tanto tempo! Ragazzi, non dimenticatevi di me! Gli farò assaggiare un po' della mia ira, Darkus! Dobbiamo ancora vendicarci per essere stati ipnotizzati! Raptoric Sword, voi! Kid, questo è per te! Questo è per tutti noi! Oggi qualcuno si farà molto male. Vendicheremo le sue sofferenze. In qualità di guardiano del globo sacro dovranno vedersela anche con me! E anche noi, cavalieri del castello, gliela faremo pagare! Hai sentito bene, Barodius? Non hai nessuna speranza di vincere. Siamo decisamente in troppi per te! Ah, mi sembra che Kuso non abbia capito come stanno le cose. Non trovi anche tu, Darak? Sono d'accordo. Io credo che forse dovresti correggerlo. Assolutamente. Abilità attivazione. Gladiatore a fotoni. È uno scherzo. Come diavolo ha fatto? È servito di un solo colpo. È riuscito a eliminare tutti i cavalieri del castello. E questo è il livello di potere che ha raggiunto Darak Phantom evolvendosi. Pronto a finire all'altro mondo, Drago! Fatti sotto, Darak!